Sicuramente c'è un dispiacere per questa novità che si è creata così velocemente e quindi anche una preghiera, certo. Certo, sicuramente. Quello è il primo nel periodo in cui siamo, senz'altro, per lui e per quello che verrà dopo. Sicuramente il primo pensiero, perché a me questa cosa ha toccato nel profondo. Mi interrogo e rifletto e si sostiene le persone pregando. Anche il Papa ne ha bisogno. Può essere pure che l'età avanzata non ha retto il peso. Voglio dire, non è che è una rinuncia facile il numero uno al mondo. Non ha retto, non ha retto. È da gabillo, eh. Sta andando in basilica a pregare. Sì. Vorrei chiederle se nelle sue preghiere ci sarà un pensiero per Benedetto XVI. Penso di sì. Sì, ci sarà. Non è messo tanto bene per il momento, mi sembra che sia, non ci sia, ci sia qualcosa che non va bene nella Chiesa. Dov'è? Da Ucraina. Penso che questo che lei ha fatto è una cosa per rispettare. Solo questo. Cedere il posto a uno più giovane è un atto di responsabilità oltre che di umiltà. È anche bello che abbia dato, quindi non è potere, non è gloria, non è arrivismo, non è carriera, è servizio. Niente è difficile perché c'è la Chiesa di Dio e lui sa, la Chiesa ha avuto tante persecuzioni eppure è andata avanti, quindi dobbiamo avere fede in Dio e poi anche negli uomini che lui sceglie.